Va bene, allora buonasera a tutti voi. E, la slide su cui ci eravamo fermati l'altra volta, se non sbaglio, era questa, perché avevo parlato del ruolo dell'attenzione come elemento fondamentale per acquisire informazioni. Informazioni che poi servono per essere elaborate e stabilire un piano d'azione, cioè delle risposte. Allora, l'argomento generale è la tattica e quindi il mio compito non è tanto quello di parlare della tattica, perché già l'ha fatto benissimo Andrea Ceciliani, ma è quello di parlare dei presupposti per la tattica, per lo sviluppo della tattica. Ai presupposti sicuramente c'è la capacità di acquisire informazioni, soprattutto di natura visiva. Però, durante un'azione di gioco, in qualsiasi disciplina, in breve istante, qualsiasi atleta cattura un'enorme quantità di informazioni, molte delle quali non sono significative, e rischiano comunque di creare una certa incertezza e di rallentare comunque le risposte. Quindi avevo parlato di filtro attentivo, cioè come la capacità di selezionare le informazioni trattenendo quelle più significative. E avevo anche detto che questa capacità si sviluppa attraverso l'esperienza. Quindi quello che io vedo, che osservo, lo devo confrontare con elementi di esperienza vissuta. Quindi non tornerò più su questo argomento, però volevo andare su una dimensione pratica. Se l'argomento centrale di una lezione riguarda appunto lo sviluppo delle capacità tattiche, è coerente stabilire una fase introduttiva, una fase di attivazione, chiamiamola ancora di riscaldamento, così, comunque una fase introduttiva in cui già si stimolano questi elementi collegati alla tattica. Altrimenti il soggetto, nel momento in cui si inizia effettivamente il lavoro sulla tattica, è ancora, tra virgolette, freddo, cioè impreparato. Quindi attuare un piano di introduzione della lezione collegato alla fase centrale diventa fondamentale per il successo qualitativo della lezione stessa. No? Quindi queste sono rappresentazioni praticamente grafiche di alcune tra le tantissime proposte che io faccio e che sono proprio nella fase introduttiva delle lezioni. Nei quadranti verdi viene simboleggiato un'attività che però è indicata per i giochi di invasione, cioè i giochi in cui il campo è a uso promiscuo da parte di tutte e due le squadre, come succede nella pallacanestro, come succede nel calcio, come succede nel rugby, eccetera, mentre gli altri disegni si riferiscono a delle elementi di attivazione, delle attività, diciamo, introduttive alla lezione, però sui giochi di rinvio, e quindi tennis, badminton e anche la pallavolo, ovviamente, perché hanno caratteristiche, ovviamente diverse, no? Però in base a ciò che si fa, bisogna fare delle scelte che siano opportune. Vedremo anche il perché di questo tipo di esigenza. Allora, quando noi facciamo delle azioni regolari, chiamiamo degli scambi, immaginiamo di giocare a tennis tavolo, ecco, tennis tavolo, gioco simpaticissimo, bellissimo, estremamente formativo, no? Ecco, cosa succede? All'inizio si fanno degli scambi per alcuni minuti, come anche nel tennis, così per riscaldarsi, appunto. Poi dopodiché si passa alla fase di gioco, però bisogna rendersi conto che si entra da una dimensione, per determinate caratteristiche, a una dimensione che ha delle caratteristiche completamente diverse. E per questo che, oltre agli scambi che possono magari riguardare i primissimi minuti della fase di attivazione, bisognerebbe però dopo fare qualcos'altro per introdurre gli atleti a quelli che saranno i comportamenti visivi più specifici del gioco vero e proprio.
Questo è particolarmente evidente in due immagini. Questa è la prima delle due immagini. Questa riguarda ciò che vede, no? Un giocatore che sta palleggiando con quello che poi diventerà il suo avversario nella fase successiva, no? Ecco, se guardate attentamente questa immagine, poi ci torneremo ovviamente sopra quando l'avremo confrontata con quella successiva. Fotografate un attimo questa immagine e confrontatela con questa. Questa invece è relativa al gioco. Cambia moltissimo che cosa? Cambia moltissimo le cose che osserva il giocatore che sta dalla nostra parte, diciamo, no? È uno studio fatto con il casco ottico, quindi preso da alcuni studi di Ripollo, no? Allora, andiamo a rivedere quella, la parte sotto. Allora, vedete che ci sono generalmente più punti che vengono osservati rispetto a questa parte qua. Lasciate perdere le linee, però i punti sono meno qui rispetto a questo. Altra differenza è che qui l'attenzione viene spostata sul giocatore che ha di fronte, sull'avversario, mentre qui l'attenzione viene distribuita anche sul tavolo, diciamo sul piano di rimbalzo. Quindi che cosa vuol dire? Che qui, durante il gioco, siccome è un gioco rapidissimo, è un tavolo, io non posso più semplicemente vedere come rimbalza la pallina per capire come devo rispondere. Io devo spostare l'attenzione sull'avversario per intuire, ad esempio, dai movimenti del polso e dell'avambraccio, no? Quale sarà il colpo che tirerà e soprattutto la direzione che inclinerà alla pallina e magari anche l'esterno, no? Così. Quindi c'è un cambiamento radicale, completamente diverso, come se fosse un altro gioco, da una situazione scontata come questa a una situazione come questa. Le frecce più grosse stanno a indicare il numero di volte che un soggetto passa a rassegna lo stesso elemento. Quindi vedete che si è spostato molto nell'attenzione proprio nell'uso del polso e del braccio e dell'avambraccio. Quindi ha distolto l'attenzione da altri punti meno importanti per inquadrarla su questo elemento, passando a rassegna più volte, perché gli interessa interpretare le azioni dell'avversario, cioè in sostanza anticipare, la parola magica è questa. Questo tipo di comportamento che diciamo è eclatante nel tennis tavolo, però è simile anche in altri sport di rinvio, anche nella pallavolo abbiamo similitudine comportamentale di questo. Quindi diventa estremamente interessante fare un confronto tra comportamenti del principiante e comportamenti dell'atleta esperto, perché questo confronto ci permette di orientare il lavoro. Se i comportamenti dell'atleta esperto sono di un certo tipo, bisogna portare il principiante verso quei comportamenti, ovviamente, no? Allora, innanzitutto le informazioni che si utilizzano, no? Per dare degli stimoli, per correggere gli errori, eccetera, no? Nei principianti sono ovviamente di natura visiva attraverso le dimostrazioni, ma verbali, perché ci tende a spiegare, no? A spiegare eventuali errori, come bisogna fare, eccetera, eccetera. Mentre nell'atleta evoluto si enfatizza la propria sensibilità, cioè si fa sentire il movimento, cioè si lavora più sulle sensazioni, chiedendo anche che sensazioni sta provando. L'atleta bravo, diciamo, no, evoluto, è in grado di recepire le informazioni anche le più sottili, no, le più raffinate, e anche di verbalizzarle, no? Quindi questo è già un comportamento molto diverso a seconda che abbia di fronte un atleta non principiante o un atleta evoluto. L'attenzione. Allora, l'attenzione nei soggetti, nei principianti, è sovraccaricata perché cattura anche stimoli che non c'entrano niente. Questo determina sovraccarico e stress, no? È poco flessibile, nel senso che tende a focalizzare l'attenzione solo su alcuni elementi, no? Se qualcuno di voi ha partecipato alla precedente lezione, si ricorderà che avevo parlato dello shift attentivo, cioè questa capacità di scivolare
in diverse dimensioni, quindi guardare il campo, guardare un dettaglio dell'avversario, guardare magari un dettaglio dell'attrezzo che sto operando e passare ad assegnare questi elementi. Ecco, questa flessibilità è propria degli atleti esperti, no? E come anche l'attenzione che l'atleta esperto riesce a focalizzarla solo su indizi pertinenti, quelli che io ho definito diagnostici, cioè quelli che mi permettono di capire in anticipo le probabili intenzioni dell'avversario, no? Poi, nel principiante, l'attenzione è rivolta a cose specifiche, cioè l'esercizio, la tecnica, le modalità esecutive. Ma perché? Perché non ha ancora un controllo adeguato, non ha automatizzato il vesto, eccetera, no? Ed è cosciente per controllare ed eseguire un movimento. L'atleta evoluto, ha già fatto la sua scelta, sa che deve rispondere, ad esempio, un bagger anziché con palleggio, no? A una ricezione. Ha già fatto la sua scelta, quindi non ha problemi. La sua attenzione è rivolta a come eseguire, come dosare la tecnica, come rendere la più precisa. E soprattutto la sua attenzione è rivolta all'ambiente, quindi ha un maggior controllo proprio dell'ambiente e l'accuratezza del gesto, no? Gli permette anche di risparmiare energia, no? Andiamo avanti. Ci sono molte differenze, no? Ad esempio, proprio sul controllo del gesto. Il controllo del gesto nel principiante è prevalentemente visivo, cioè ha bisogno di vedere, che so, ad esempio, la palla oppure l'impatto della racchetta sulla pallina, no? Mentre il controllo del gesto nel principiante è di natura proprio sensitiva, cioè quindi basato proprio sulle sensazioni. La ricerca degli indizi, per quanto riguarda il principiante, è determinata dalle caratteristiche fisiche e configurazionali, cioè dalla disposizione, ad esempio, degli avversari e dei propri compagni di squadra, se pensiamo a uno sport di squadra, a un gioco sportivo di squadra. Mentre c'è una grossissima differenza per quanto riguarda l'esperto, perché l'esperto ricerca quelli che sono gli indizi che gli fanno capire dove vuole andare a parare l'avversario, qual è il fine di tutta una manovra, no? Mentre il principiante vede delle manovre, l'esperto interpreta queste manovre, no? Capendo in anticipo che cosa sta succedendo e quali sono le reali intenzioni degli avversari, sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista strategico. Livello di arousal. Allora, l'arousal è il livello di attivazione nervosa, no? Cioè è un livello che non necessariamente deve essere al massimo, dipende dal compito che uno deve eseguire, no? Ad esempio, per compiti che richiedono precisione, no? Però anche un certo livello di attivazione nervosa, come potrebbe essere un tiro libero a canestro, io devo avere un livello di attivazione medio, no? Controllato, no? Non massimale, perché questo mi porterebbe a eseguire un movimento scorretto, no? Non posso neanche tenerlo troppo basso, perché quindi non sono concentrato, non sono attivo. Con l'esperienza i soggetti imparano proprio a trovare il proprio livello di attivazione a seconda delle varie situazioni, no? Questo non succede soltanto nello sport. Se devo fare un brano musicale io non posso essere attivato all'eccesso, no? Ho bisogno di un livello di attivazione basso, che mi permetta di controllare i movimenti. Viceversa, se devo sollevare brutalmente un peso per un'alzata olimpica, devo avere un livello di attivazione altissimo, no? La capacità di un atleta esperto è quella proprio di modulare il livello di attivazione a seconda delle situazioni, no? Mentre il principiante non riesce proprio in base all'inesperienza a trovarsi a un livello ottimale, ma imparerà sicuramente. L'esplorazione visiva. Allora, l'esplorazione visiva nel principiante è di tipo seriale, cioè passa da segni vari elementi come se fossero divisi a compartimenti stati. Mentre l'esplorazione visiva dell'atleta esperto è olimpica, è generale, cioè ingloba tutti gli elementi contemporaneamente.
L'informazione visiva nelle principali è soprattutto con la visione centrale, utilizzano poco la visione periferica. Ecco che allora tutti i giochi, i giochetti, le attività che vanno a stimolare la visione periferica sono estremamente importanti e formativi per i principianti, no? Mentre l'esperto è in grado di lavorare sia con la visione centrale che con la visione periferica, quindi il suo potenziale è di gran lunga superiore, no? Rispetto al principiante, no? L'altra volta ho spiegato appunto la visione semantica e la visione senso motoria, quindi quella periferica viene catturata, cioè la visione periferica cattura le informazioni di natura semantica, cosa succede nell'ambiente, e quella centrale mi permette di dare un controllo assistito al movimento, quindi di renderlo più preciso, ad esempio un passaggio continuo, no? Con la visione centrale. Se posso intervengo, Walter, un secondo, vorrei ancora un approfondimento in più su questo aspetto, proprio perché a volte io vedo che quando si lavora con i ragazzetti non cambia molto l'atteggiamento o il tipo di gioco, si propone forse le medesime situazioni a un'età o all'età successiva, senza forse fare un'analisi più approfondita di quanto gli uni sono più esperti rispetto agli altri o di quanto sono, tra virgolette, sì, più allenati. Ecco, questo ci riferirei ancora un passaggio su questo, cioè che cosa è importante un gruppo di principianti oppure di persone, non è, invece in un centro di specializzazione o in un gruppo di ragazzi più selezionati o più capaci. Certo. Allora, è ovvio che quello che deve fare, l'attività che deve impegnare di più l'operatore sportivo è quella di osservazione, perché soltanto osservando i comportamenti può individuare i livelli dei vari del gruppo, no? In questo diviso è no? Il livello dei partecipanti. Se voi, ad esempio, riprendo un attimino queste che erano gli esercizi della fase di attivazione, no? Diciamo questi sono alcuni dei vari, no? che si possono fare. Ad esempio, in questo giochetto qua, no? Ripeto, è la fase di attivazione. C'è un soggetto che deve attraversare con la palla questo corridoio, fare il giro attorno a questo cono e tornare indietro per cedere la palla a un proprio compagno, che farà altre cose. Però deve passare in mezzo ad altri che stanno facendo la stessa cosa in direzione diversa, no? Così vedete? In questa direzione. Devono andare fino al cono e tornare indietro. No, ci sono varie modalità, comunque sostanzialmente. C'è una consegna che non devono scontrarsi, non devono entrare a contatto, no? Dopo l'altra cosa è che non si possono fermare, possono accelerare, decelerare, insomma possono modulare la velocità. Quindi diventa importante, mentre fanno questo semplice esercizio che non ha difficoltà tecniche, perché la palla te la tiene in mano, sostanzialmente, no? Devono continuamente esplorare l'ambiente, devono fissare con la visione centrale il compagno eventualmente a cui passare la palla, a cui segnare la palla, ma con la visione periferica devono catturare tutte le informazioni che entrano nel proprio campo visivo, no? Così, quindi le persone che entrano nel campo visivo e che gli stanno magari andando addosso, o magari che il personaggio, la persona sta andando addosso a questo. Questo è un piccolo esercizio, appunto, dopo ha varianti anche più complesse, come questi incroci, eccetera, eccetera, che, come dicevo prima, permette all'allenatore di vedere i soggetti che hanno più difficoltà, perché quelli che dopo invece non riescono ad evitare i contatti sono i soggetti che non riescono ancora a gestire bene il proprio campo visivo, no? Quindi una volta somministrato l'esercizio, ho spiegato come si fa, bastano due parole, far fare l'esercizio e osservare i vari comportamenti. Dopo, ognuno di questi esercizi può essere fatto con una progressione praticamente infinita, no? Di complessità, come dicevo l'altra volta, no? Cioè io posso aumentare il numero di informazioni, ma posso all'interno dello stesso esercizio aumentare il numero di informazioni per alcuni, no? I più bravetti, diciamo, no? E tenere basso il numero di informazioni per quelli invece che hanno ancora delle difficoltà,
Ecco, bisogna agire su questo, su questi parametri, numero di informazioni. Io introduco il numero di informazioni, aumento il numero di informazioni, scusate, nel momento in cui mi rendo conto che un altro Claudio sì, per me è chiara la situazione, l'importante era la riflessione appunto che spesso possono fare le medesime esercizi, la medesima riflessione sia agli uni che a quelli dell'età successiva, diciamo, tranne qualche piccola capire. Perfetto. No, bisogna agire sul numero di informazioni. Poche informazioni per i principianti, aumentare gradualmente il numero di informazioni per quelli più bravi. Sì. Per carità, si possono creare anche... E l'importanza poi dell'osservazione per trarre una valutazione immediatamente corretta. Certo. Questo potrebbe... Certo. Però l'osservazione credo che sia l'attività che impegna di più l'allenatore a qualsiasi livello, giovanile, grandi, eccetera, eccetera. No? Perché noi valutiamo i comportamenti, quello che vediamo sostanzialmente, no? Ecco. Walter, una domanda. Sì. Allora, il concetto di accelerazione e decelerazione... Sì. È molto importante, soprattutto anche negli sport come il nostro, della pallavolo. E proprio nel libro di Pistera c'era molto lavoro su questi aspetti dell'accelerazione, decelerazione e arresto. Sì. Quindi te facevi riferimento nell'esercizio precedente. Sì. Al discorso che durante l'esercizio non ci si ferma mai, giusto? Sì. Questo è un concetto importante, no? Sì. Perché poi spesso, a volte, soprattutto con i principianti, il lavoro di velocità a distacco, vediamo, vanno a sbattere contro il muro e non riescono poi a fare l'arresto o comunque a gestire il loro, diciamo, sviluppo d'accelerazione e decelerazione. Sì. Cioè, quali informazioni devono avere i ragazzi per gestire questa situazione e come possiamo allenare noi questo concetto che secondo me è un dettaglio importante nel lavoro? Certo. Allora, viene in mente uno dei giochi, no? Così che faccio fare quando voglio che aumentino la velocità esecutiva, ma anche la velocità di scelta, e ad esempio con usare due palline da tennis, fare uno contro uno su un piccolissimo campo da tennis, parlo di un campo che in totale è un 9 metri per 4 e mezzo, no? Quindi 9 metri, 2 quadrati di 4 e mezzo e 4 e mezzo, ok? Con una rete, un nastro, a un metro circa, va bene, d'altezza, e separa i due campi. Noi dobbiamo giocare contro di terra e dobbiamo giocare tirando la pallina semplicemente con una mano, no? Secondo determinate regole, cioè tirando da sotto, così, e bisogna prenderla dopo che ha fatto un rimbalzo, non si può prendere al volo, ok? D'accordo. Però, se giochiamo con due palline, allora io per vincere devo essere estremamente rapido, cioè ti devo pregare sulla velocità, no? Una regola è che io non posso possedere contemporaneamente le due palline, quindi mi devo liberare di una pallina velocemente e ti devo prendere in contropiede. Questo ti abitua, questo ti costringe, più che ti abitua, ti costringe a lavorare con estrema velocità. Perché io sono, diciamo, dell'idea che se io dico a uno vai più veloce, rimane un'informazione così, buttata lì, ma non è detto che uno si impegna con la faccia andare più veloce. Ma che cosa vuol dire più veloce? Soprattutto nei giochi dove ho diverse traslocazioni, eccetera. No? Devo creare situazioni, come questa qua, questo giochetto delle due palline, devo creare situazioni che obblighino le persone ad agire più rapidamente, no?
ad esempio nella pallavolo, se io uso traiettorie, mi segni, se io uso traiettorie a parabola, no? Il gioco rallenta, no? I palloni tesi invece mi consentono di fare più velocemente. Restringere il campo da gioco e giocare in numero ridotto, no? Aumenta la velocità, no? Quindi agire sull'ambiente, sugli spazi, o agire come ho fatto io con gli attrezzi, introducendo un'altra pallina, ma questo può andare bene come propedeutico al tennis, no? E agire eventualmente sulle traiettorie. Oppure le traiettorie sono anche in funzione dell'altezza della rete. Tu conoscerai sicuramente lo smash ball, no? Quel gioco, visto che sia nato in Nord Europa, in Svezia, no? Dove praticamente i ragazzini, anche quelli non molto bravi, possono giocare schiacciando con una rete bassissima, quasi da tennis, però è concesso che la palla rimbalzi a terra, no? Se uno guarda quel gioco, è estremamente rapido, estremamente veloce, ma perché cambia la traiettoria della palla. Anziché è su una traiettoria a parabola altissima, perché la rete è tanto alta per tutti i ragazzini, è una rete bassa e quindi li costringe a lavorare in rapidità. Sono d'accordo che ad esempio questo gioco è molto diverso dalla pallavolo, però ha la funzione di abituare i soggetti a muoversi rapidamente, perché questo poi diventa un habitus, diventa un'abitudine a muoversi sempre in rapidità. Se io mi muovo in rapidità, non sbaglio, perché comunque anticipo, no? le situazioni. Poi, non so, se anticipo troppo una rincorsa, sono anche in grado di dosare, di fermarmi un attimo, eccetera, eccetera. Però la cosa importante è agire, cioè utilizzare una serie di giochi che lavorano sulla rapidità. Ad esempio, non so se arriverò in questa giornata a parlare, però lo introduco già adesso perché è una cosa che ci tengo. C'è un gioco bellissimo e vecchissimo, che è un gioco che ha dei contenuti tattici straordinari ed è un gioco che obbliga a essere estremamente creativi e a prendere decisioni rapidissime. È il gioco dei quattro cantoni. Il gioco dei quattro cantoni, che è un gioco che si fa senza palla, quindi non è sempre necessario avere la palla, è un gioco che obbliga a scegliere e a valutare immediatamente la convenienza su distanza, cioè se partire per scambiarmi di posto con un altro, oppure se recedere dall'intenzione e tornare al posto di partenza, no? Questo è un gioco delle tradizioni popolari, però è un gioco propedeutico alla rapidità da manifestarsi nei giochi sportivi, quelli diciamo classici. Lo dico in maniera provocatoria, però neanche tanto. Cioè, se ad esempio i giocatori di pallavolo nella loro infanzia giocano ai quattro cantoni, questo può ritornare utile nei loro spostamenti. Voglio dire, nei corsi dei bambini piccini a Prato il gioco delle quattro basi e nella scuola l'abbiamo sempre. Giusto, i quattro cantoni o quattro basi. Vai, scusa. È un gioco fantastico perché è un gioco di opzioni. Già io devo, una prima opzione, andare, no? Una seconda opzione, cambiare idea, tornare indietro. Valutazione che devo fare in un attimo infinitesimale. Cioè, qui parliamo di elementi tattici veramente premiati, veramente forti. E non c'è la palla, straordinario questo fatto. Però è un'abitudine a fare scelte rapide, a muoversi con estrema rapidità, perché quando decidi di farlo, chi ha giocato ai quattro cantoni sa che non può tentennare. Nel momento che decide di andare, no? Sì. Come quello che succede nella pallavolo, che succede per il portiere di Capuzzo, eccetera, giusto? Ci sono altri che vogliono. No. Sì. Allora, dicevamo.
questo eravamo arrivati. Ecco. Vado avanti? Allora, l'altra differenza tra principiante e atleta esperto. Allora, l'abbiamo già visto in altri contesti, nelle slide precedenti, quindi la capacità di previsione, che è la cosa fondamentale perché è l'anticipazione sostanzialmente, nei principianti è scarsa, cioè loro cercano di adattarsi agli avvenimenti, va bene? Quindi di rispondere agli avvenimenti, quindi si adattano, mentre la capacità di previsione negli esperti è ovviamente elevata. Quindi sono, come dire, non sono passivi, quindi non fanno un'operazione di semplice adattamento, ma provocano le situazioni, le provocano addirittura, no? Quando vedono emergere alcuni segnali. Quindi la lettura degli eventi nei principianti segue la loro apparizione, mentre negli altri è fortemente anticipata. Parliamo adesso di proprio l'esecuzione, cioè una volta fatta la scelta, come si esegue, che è la cosa che appare di più, perché noi non vediamo cosa accade dentro la testa delle persone, però vediamo l'esecuzione, no? L'esecuzione del gesto tecnico. Quindi in genere dedichiamo molta attenzione a questo aspetto, che però è l'ultima parte soltanto di un processo alla cui base sta la percezione e poi la scelta, l'elaborazione dell'informazione e poi la scelta. Quindi l'esecuzione motoria nei principianti è limitata in relazione alla durata e alla complessità dell'azione, no? Mentre l'atleta esperto riesce ad avere un controllo tecnico anche se l'azione prosegue, anche se diciamo l'azione è fatta da un assemblaggio di diversi elementi. Riprendo il discorso della pallavolo. Dobbiamo giocare dei principianti a pallavolo. Una bambina fa un bel intervento, riceve la palla. Ma se l'azione continua, in genere le azioni nei principianti non sono molto lunghe, davvero. Però se l'azione dovesse continuare, ecco che la bambina si vede un pochettino spaesata, perché quella singola azione che ha fatta non l'ha fatta seguire da uno spostamento, ad esempio, per un successivo intervento, no? Quindi è molto segmentata l'esecuzione, mentre gli atleti esperti possono fare sequenze anche lunghe di azioni che possono essere anche complesse, molto articolate e molto complesse, mantenendo sempre comunque un grosso elemento tecnico. Pensiamo a un giocatore di pallacanestro che fa il tiro, ma il tiro non è del tutto preciso perché prende il ferro, rimbalza e cattura di nuovo lui la palla, è in grado di tirare nuovamente e magari la seconda volta quasi sempre fa canestro perché ha corretto, sulla base della percezione che ha catturato, ha corretto il tiro precedente. No? Errori, quindi gli errori ovviamente sono rilevanti e il riconoscimento purtroppo è scadente. Se voi domandate, ti sei accorto di che cosa hai sbagliato, eccetera, eccetera, spesso non mi sanno rispondere, ma non datemi voi la soluzione. Fategli riprovare, e magari chiedete di stare attenti in quella fase lì. È meglio che ti dica lui, che scopra lui gli errori, eventualmente, no? Gli errori ovviamente negli esperti sono lievi, il riconoscimento è buono, la correzione è un pochettino più difficile sui principianti perché bisogna risalire a quello che è l'elemento scatenante dell'errore, ok? In genere non commette un errore, ne commette diversi nello stesso testo. La correzione nei soggetti invece esperti è più rapida. Di conseguenza vi dico che è più facile allenare ad alto livello piuttosto che a basso o medio livello, secondo me. Dicevo prima, no? Gli atleti esperti si distinguono soprattutto perché controllano i punti cosiddetti diagnostici, quelli che permettono di fare delle diagnosi, no? I principianti hanno una rappresentazione mentale di tipo analogico e loro vedono, no? In base ai movimenti, eccetera, quali possono essere le analogie che legano
vari soggetti, soprattutto gli avversari. Gli esperti invece hanno una rappresentazione mentale di tipo situazionale, no? Loro analizzano le situazioni e in base alle situazioni possono riconoscere qual sarà la finalità, no? La finalità che si pongono, ad esempio, gli avversari, dove vogliono andare a penetrare sulla linea difensiva, no? Come intendono superare una linea difensiva, no? Quindi sospetti situazionali. Perché allora è logico, perché le situazioni comparano con altre situazioni che hanno vissuto. Quindi è sempre questo discorso dell'esperienza, no? Dell'esperienza di gioco, di fase di gioco, no? Io dico sempre una battuta: chi è che ti insegna a giocare? Non l'istruttore, ti insegna a giocare il gioco. È il gioco che ti insegna a giocare, ovvio, no? Non sto parlando del gioco nella sua completezza, ma eventualmente elementi di gioco, giochi, parti di gioco semplificate. Quali sono gli obiettivi quindi che bisogna porsi in un processo di insegnamento quando si focalizza l'attenzione sulla tattica? No? Dico così sommariamente alcune cose che sono state in verità molto più approfondite da Andrea Siciliani, no? Allora, gli obiettivi sono sostanzialmente questi, no? Formare una corretta immagine guida del movimento. Quindi, rafforzare quello che il movimento, ma non soltanto il movimento azione, ma i movimenti anche collettivi, no? Movimenti della squadra, no? Riconoscere gli stimoli rilevanti, quindi osservare, va bene, ma selezionare le informazioni visive e imparare ad escludere tutte le informazioni che non sono rilevanti, che se io elaboro mi fanno soltanto perdere tempo. Cercare di anticipare gli eventi, certo, è un'ipotesi, diciamo, previsionale, è un azzardo sicuramente, il gioco è questo, bisogna assumersi questa responsabilità. A volte va bene, a volte magari va male, non importa, però non c'è altra strada se non quella di azzardare. Controllare poi l'esecuzione, quindi ovviamente se io decido di passare devo anche eseguire in maniera corretta, far sì che appunto il mio passaggio sia corretto, e quindi di conseguenza correggere gli errori, che possono essere errori esecutivi, ma possono essere anche errori di scelta, ok? Ecco. Non sempre l'errore è visto come un aspetto tecnico, e anche potrebbe essere anche ho fatto la cosa più sbagliata in quel momento, ad esempio, oppure il timing, la scelta del timing, la scelta del tempo, no? Ecco, questo è la... Allora, per quanto riguarda, allora, quello precedente era l'identificazione degli stimoli. Come posso aiutare un soggetto a identificare gli stimoli, va bene? A vedere le cose, a vedere. Adesso quello che dovrei fare per aiutare un soggetto nella risposta, no? Quindi confrontare stimoli in entrata con informazioni in memoria a lungo termine. Ecco, ci siamo, no? Vedo delle cose, devo confrontarle con la mia memoria. Imparare a fare questo confronto, no? Con esperienza. Quindi, esperienze varie sono un rafforzativo per questo. Pensiamo semplicemente a questo discorso, non c'è nulla di particolarmente difficile. Io ritengo che sia importante, soprattutto fino anche a una, diciamo, fino a quando sono nell'ambito giovanile, ma anche diciamo, avanzato nell'ambito giovanile, quindi non parlo soltanto di bambini, parlo di adolescenti, giocare in più ruoli. Certo, a 16 anni non gioco nel rugby, sono un estremo, gioco pilone e viceversa, no? Però all'interno di una certa gamma, no, è importante che io giochi in più ruoli, perché questo mi permette di acquisire più esperienze, di vedere più cose, di vedere più situazioni. Okay? Quindi non definire il ruolo e lasciare inciodare una persona su quel ruolo, spostarlo ogni tanto ad avventurarsi in ruoli diversi. È interessante questo. Ci sono giocatori che parlo del rugby, ad esempio, no? Che hanno giocato fino a 14-15 anni negli anni d'apertura,
e poi sono andati a giocare all'aula perché si è visto che avevano caratteristiche sottratte e serbate. Sono giocatori che sanno leggere benissimo il gioco, a differenza di altri che sono nati come ala e giocano, hanno sempre giocato in quel ruolo. No? Perché facendo il mediano di Mischia, che è un po' il playmaker, no? Ho imparato, ho visto tante situazioni e questo mi torna utile quando gioco all'ala. Avviare processi decisionali adeguati, identificare risposte pertinenti, quindi lavorare sulla coerenza, sulla pertinenza, sull'abbinamento di stimoli e risposte. Programmazione della risposta, cioè prima ancora di agire, io devo operare, cioè devo stabilire dei parametri del programma scelto. Io decido, ho deciso di passare. Ho due opzioni, ho un compagno vicino, no? Un compagno più lontano. Il compagno più lontano è quello più vicino al bersaglio ed è anche smarcato. L'opzione qual è? Passo al compagno più lontano. Attenzione però, quanto lontano è? Te la faccio andare con precisione e una palla... Posso intervenire ancora? Perdonami, ti interrompo. Allora, provo un attimino a riflettere ad alta voce per vedere anche di stimolare magari interventi di altri. Quindi... Se io ho già dei ragazzetti nei miei corti di avviamento, che in realtà poi ho selezionato e li ho messi in centro di specializzazione o di perfezionamento, comunque al di là della testa dei tecnici e degli allenatori, farmi fare molteplici esperienze in varie situazioni, in vari ruoli, come hai detto te, è già importante. Quindi parliamo di ragazzine, io parlo di bambine come le nostre, dagli 11 ai 13 anni. Perfetto. E l'altra cosa è, siccome tutte queste cose, non è che le posso spiegare al bambino, secondo me, quale scelta fai, che decisione adotti, eccetera, e la quantità di esperienze e la ricchezza di proposte che in qualche maniera l'aiuta a fare le ricezioni che te ci stai spiegando, diciamo, tecnicamente. Sì, è il divertimento comunque la cosa principale. Guarda, per me ho giocato a pallacanestro, no, così eccetera. Quando proponevo, no, gli scambi di ruoli, no, ci divertivamo molto, perché non c'era richiesto di essere bravissimi nel ruolo di nostra competenza, no? Così potevamo essere più liberi, no, di sperimentare, poi eravamo anche bravi lo stesso in altri ruoli, no? Non occorre motivare, secondo me, dire, ascolta, non so, facciamo una partita in cui tu giochi in quest'altra mansione, no? Così eccetera, perché si sposta una dimensione di divertimento, perché si varia il compito, no? Si varia il compito, c'è la possibilità di essere più liberi, no? Ho delle competenze tecniche non all'altezza di altri miei amici, colleghi che hanno quel ruolo preciso, no? Eccetera, però posso giocare lo stesso. È la componente divertimento, cioè è un elemento di variabilità, questo. Perché di solito la variabilità noi la pensiamo sempre, non so, la variabilità all'interno della stessa disciplina vuol dire la ricchezza di situazioni, ma sempre nell'ambito spesso diciamo che il dibattito si apre, ma devi far provare altri sport, ma in realtà non accade poi, perché chi si è iscritto a pallavolo, ai corsi di pallavolo, vuole fare pallavolo e non gliene frega niente se non alcuni giochini o alcuni momenti nell'attivazione che dici di te che posso provare di tutto di più, però quando faccio pallavolo poi faccio pallavolo, la variabilità quindi la gioco. Ma ad esempio il calcio può giocare benissimo a pallamano, ne trarrebbe beneficio a dotarsi, no? Delle Carlo Passa, se vuole intervenire, no, vorrei il collegamento al basket, se vuole aggiungere riflettere su questo insieme a Walter, è aspetto direi importante, altrimenti insomma si va avanti. Accenditi l'audio Carlo, l'audio, non te l'attivo io, se no.
Ti vedo parlare ma non ti sento la voce. Prova. Voi lo sentite, Carlo Pasta? No, non lo sentiamo con l'audio. Allora vai avanti, Walter. Carlo, non ti sentiamo, ho visto ora hai messo le cuffie. No. Bene, ora ti sentiamo. Ecco. Ok. Ora? Ah, sì. No, bene. No. Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Durigonde sul discorso. Io sono entrato un po' tardi, però farei allenamento. E sul discorso appunto della possibilità di far giocare i ragazzi in varie situazioni. Anche io, per esempio, nelle mie esperienze, tante volte facevo giocare i cosiddetti piccoli, le guardie esterne, contro tutti i lunghi. Anche questo comportava uno scambio di esperienze molto interessante. Diciamo per i lunghi più in fase offensiva, mentre per i piccoli più in fase difensiva perché si devono adeguare. Quindi sono cose validissime e concordo anche fino ai 15-16 anni, a qualsiasi livello, sia un livello diciamo più di avviamento, di divertimento, ma anche a livelli anche più alti. Finto per salutare un po' tutti. Grazie perché mi comporta molto. Insegnante allenatore federale. L'approvazione di un tecnico specifico. Vai. Insegnante tecnico. Mi comporta molto. Certo, grazie. Divini va. Grazie dell'assist. Perfetto. Quindi. Bisogna parametrizzare il programma scelto, quindi essere consapevoli se diciamo, quella tecnica, quel tipo di passaggio sono in grado di eseguirlo su quella distanza, a quella velocità, no? E dopo l'altra cosa ovviamente adattare l'azione alle richieste situazionali, cioè mi accorgo che c'è la possibilità di intercetto, è logico che il mio passaggio deve avere una caratteristica diversa, dovrà essere o schiacciato a terra o parabola, eccetera. Quindi questa capacità di adattamento, che è la capacità, una delle capacità più importanti per chi gioca, qualsiasi gioco, no? Analisi del feedback, perché? Allora, siamo arrivati, abbiamo fatto tutto il percorso, ho osservato, ho ragionato, ho elaborato, ho confrontato, ho previsto una risposta, ho effettuato la risposta stabilendo anche dei parametri. Tutto questo che io ci ho messo un po' per dirlo, avviene in una frazione di secondo, ovviamente, no? Ma nel momento in cui eseguo, io catturo delle informazioni che mi ritornano in questo circuito, no? Perché io catturo e confronto col risultato dell'azione. Questo è un elemento estremamente importante, perché è quello che mi permette di imparare dai miei errori, oppure capire, abbinare le sensazioni che ho vissuto in un movimento che mi è riuscito bene e quindi so che ogni volta che devo fare quel movimento devo sentire quelle cose lì, un po' quando è capitato a tutti noi imparare a fare la battuta a tennis, no? Abbiamo fatto tanti errori, poi a un certo punto ci è venuta la battuta bene, abbiamo catturato quelle sensazioni, no? Le abbiamo memorizzate, abbiamo riprovato, abbiamo sentito che erano ancora lontane nelle successive ripetizioni. Abbiamo inseguito però la sensazione, quella giusta, fino a quando l'abbiamo riprovata e l'abbiamo tenuta stretta, no? Ecco, è questo che avviene, quindi confrontare le conseguenze sensoriali attese, quelle che mi aspettavo, con le reperienze prodotte dal movimento e effettuare un monitoraggio dell'esecuzione per l'eventuale aggiustamento o cambiamento del programma motore, no? Quindi praticamente questo mi permette di chiudere un circuito e di imparare dai miei stessi movimenti, no? Questo se mi è concesso di ripetere il movimento, ovviamente, no? Quindi, che cos'è il gioco? Il gioco è tante cose, si può definire in tante maniere, no? Ma potrebbe essere anche definito così. Io devo trovare una soluzione alle incertezze prodotte dal gioco stesso, o meglio,
prodotte dagli avversari, e quanto più abili sono, più li creano in certezza, a volte anche dei miei compagni, che non sono sempre del tutto prevedibili, no? Quindi io devo, come posso ridurre questa incertezza? Perché l'incertezza mi impedisce di agire, no? Mi blocca. Come posso ridurre? Rispondendo a tre domande. Cosa succederà, no? E quando succederà? Quando succederà che Tizio passa a Caio? E come? E che tipo di passaggio farà? No? Quindi io devo essere sempre alla ricerca di rispondere di indizi che mi permettano di rispondere in anticipo, a queste tre domande, non a una, a tre domande, no? Proprio per la riduzione dell'incertezza. Ci sono dei problemi nel realizzare questo, no? Quali sono i problemi? Beh, innanzitutto sono dei problemi di natura spaziale. Io devo tenere sotto controllo due punti diversi, no? Ad esempio, devo tenere sotto controllo il mio compagno che ha la palla e che fino a qua me la passerà, no? Ma devo tenere sotto controllo anche l'avversario che mi sta marcando. Si tratta di due persone, due soggetti che sono su due punti diversi, no? E uno gli dà informazioni di natura sensomotoria, perché prima o poi mi passerà la palla e io devo guardarlo, devo fissare l'attenzione, devo guardare persino le mie mani che vanno a collimare con la traiettoria del passaggio. L'altro mi dà informazioni di natura semantica, mi sta aggredendo vicino a me o si sta allontanando, mi sta dando dello spazio, no? Magari sta flottando verso un altro da marcare. Ecco, io devo tenere sotto controllo questi due elementi e per questo utilizzo un circuito di controllo visivo spontaneo che è il circuito di controllo visivo intermittente, no? Due punti che sono lontani li posso tenere sotto controllo se utilizzo proprio la visione verso uno, verso l'altro. Però dopo devo fare una distribuzione temporale che è diversa. Diciamo che devo osservare più uno che un altro. Comunque, questo magari lo vediamo se ci riusciamo ad arrivare dopo. Però non sono soltanto le costruzioni di natura spaziale. Soltanto questo, le altre posizioni sono di natura temporale, perché giochi sportivi sono diventati velocissimi, tutti, dal calcio alla pallavolo, alla pallacanestro, si gioca con una rapidità incredibile. Se guardiamo le partite di bello, sono tantissime, no? Ecco. Perché ogni poco tempo per decidere, l'avversario bravo, no, mi pressa. A questo punto non posso semplicemente passare. Succederà. Altrimenti non la prova. Ci sono dalle partite di calcio di tanti anni fa, i giocatori commettevano meno errori. Avevano molto più tempo, cioè il gioco era molto più lento, no, rispetto a quello di adesso. Quindi adesso si è costretti a commettere anche errori, no? Così. Importante è rimediare poi gli errori. Quindi, altri limiti sono quelli dell'attenzione, no? Come dicevo prima, io, a meno che non abbia gli occhi come l'attore Martin Feldman, no? Di Frankenstein Junior, lo ricordo sicuramente, no? Così. Io non posso tenere sotto controllo, come dicevo prima, due punti che sono lontani. Allora, che cosa succede? Innanzitutto non devo tenere sotto controllo la palla, se sto giocando con un pallone, no? E già scarto un elemento, quindi devo automatizzare il controllo della palla. Mentre arriva la palla, no, Daniela correggimi se sbaglio. Mentre arriva la palla, guarda dall'altra parte della rete, no? Velocemente, e poi ritorna sulla palla, no?
lui ha automatizzato non il controllo della palla, perché la palla deve ancora arrivare sugli umani, ma il controllo della traiettoria della palla. Ha monitorato una parte della traiettoria, sa già come dove arriverà questa palla qui, e si permette il lusso di andare a schiare come sono disposti dall'altra parte. No? Ecco, ha usato un circuito di controllo visivo intermittente. Allora, questo viene adottato, questo circuito di controllo visivo, spontaneamente quando uno crea delle situazioni di gioco, ma anche semplici, con i bambini, anche semplici. Nella fase di attivazione che dicevo prima, che mostravo prima per esercizi, raffigurati, eccetera, a un certo punto io creo delle situazioni in cui un soggetto principiante, la prima volta che mette piede in palestra, si trova in una situazione in cui deve guardare destra e sinistra, deve dividere la sua osservazione verso due punti diversi. No? Quindi, per queste cose non occorre aspettare, è un'educazione che può essere fatta da subito. Quindi lo sviluppo tecnico-tattico effettivamente può combaciare, non bisogna aspettare di aver acquisito un certo livello tecnico per entrare nella dimensione tattica, perché la dimensione tattica è questa, è proprio questa, no? Ecco, e come io posso osservare più cose, posso anche scegliere le cose da osservare, e con giochetti molto semplici può essere fatto, ripeto, a principiante, no, no. Solo che prendo per la prima volta mano una palla. No, siamo perfettamente in orario in questo momento. Sono un po' lungo con i tempi, ma chiedo intanto a tutti se mi sentite e se tutti hanno sentito correttamente, perché ho visto che c'era qualche momento che giravano le cosine, quindi come se ci fosse poca linea. Non so, avete sentito tutti ok? Vi tiro pollice. Perfetto. Perfetto. Walter, se vuoi andare ancora un po' avanti, libertà tua senza... Sì, sì, tutto ok, tutto ok. Tutto ok. Ecco, sì, guarda, volevo finire proprio sul circuito di controllo visivo, no? Allora, circuito di controllo visivo continuo, no? Io passo la palla con Daniela, passiamo la palla, no? Tipo palla canestro, io continuo a fissare Daniela, no? E la palla che viaggia tra di noi. Non devo osservare nessun'altra cosa, no? Non ho necessità, non c'è nessuno che viene in mezzo per rubarci la palla, eccetera, no? Questo lo fa Daniela, che è super esperta, rispetto a me, che sono magari principiante, no? Tutti e due adoperiamo il circuito di controllo visivo continuo, perché? Perché non serve altro in quel momento, risparmiamo energia, no? Poi a un certo punto, dobbiamo passarci la palla a tre, ok? Io devo passare la palla a Daniela, che la ripassa a me, e dopo devo passare la palla a un altro che sta vicino a Daniela, a fianco a Daniela, distanziato magari 5 metri, va bene? Allora io devo spostare lo sguardo da Daniela a Paola, in primo caso, no? E poi tornare a Daniela. Questo diventa ancora, diciamo, più pressante nel momento in cui i palloni sono due. Io passo la palla a Daniela, ricevo la palla da Paola, no? Ripasso la palla a Paola, ricevo la palla da Daniela e la ripasso, ok? A tre. Passaggi a tre con due palloni. Io a questo punto devo passare al circuito di controllo visivo intermittente. Non me l'ha detto l'istruttore, me l'ha detto l'esercizio. Se voi provate, vedete che anche il principiante entra in questa dimensione, spontaneamente, no? Quindi è l'esercizio che ti insegna, è il gioco che ti insegna, no? E tu ti adatti spontaneamente. Quello che è più difficile, invece, è quando invece giochiamo, no? Allora, quando invece giochiamo, io, siccome ci sono pressioni temporali, ci sono pressioni anche degli avversari che mi danno poco tempo per pensare, eccetera, eccetera, io devo entrare su un'altra dimensione, che è più complessa, che è quella del controllo visivo degli stati, no? Devo analizzare le situazioni e immaginare quello che avverrà, no? Daniela passerà a me, mentre stiamo giocando, o passa a Paola? Non lo so, perché adesso c'è incertezza, no? Devo vedere come si sta comportando Daniela, che è orientata verso di me, no? Così mi sta guardando, così, è rivolta, cioè anche i piedi sono rivolti verso di me, cioè devo acquisire tutta una serie di informazioni
che un pochettino con l'esperienza mi fanno capire se Daniela passerà direttamente a me, no? Ecco, questa è una dimensione, diciamo, più difficile. Fino a quella intermittente è abbastanza agevole, ma quando le pressioni sono forti bisogna entrare in quest'altra dimensione, no? Rischiando anche di prendere il pallone in faccia perché ho sbagliato la valutazione, no? O di sbagliare il passaggio, no? Però è la terza dimensione che è quella più difficile. Una cosa importante, il soggetto esperto, super esperto, il campione, gestisce tutte e tre tranquillamente. Dobbiamo fare dei palletti a tennis tavolo, che devo usare altri circuiti di controllo visivo più dispendiosi a livello energetico. Uso quello continuo, no? Tipico del principiante. In quel momento è un'azione da principiante. Facciamo degli scambi un pochettino più decisi, eccetera. Posso usare quello intermittente. Giochiamo proprio in maniera, diciamo, decisa, aggressiva. Io passo a quello continuo, mentre il principiante non ha accesso ancora a questo circuito di controllo, perché non riesce ad anticipare gli elementi. Ecco. Diciamo che quando ci ritroveremo eventualmente, non so, in occasione di un altro webinar o di un incontro, eccetera, vedremo quali sono poi le strategie, perché adesso c'è una grande discussione fra due scuole, diciamo, di pensiero, no? Quella che si avvale appunto su processi sequenziali, no? Di presa di informazione, elaborazione, quindi teoria dello schema, diciamo, finita, con cui siamo cresciuti, che però vede contrastare dalle teorie ecologiche, in cui si dice che praticamente non esiste un processo così sequenziale, così ragionato, ma il corpo si adatta in base alle informazioni, o meglio, le azioni avvengono su risposta a informazioni che vengono dall'ambiente. Però ciò non toglie che essere in relazione con l'ambiente è estremamente importante, sia che abbracci una teoria o che abbracci l'altra, no? La vigilanza sull'ambiente è importantissima sui processi decisionali. Per mio conto il problema non si pone, perché se ho la palla ferma come un calcio piazzato o un tiro libero o una battuta a pallavolo piedi a terra, allora secondo me i processi, quelli sequenziali, la teoria dello schema è applicabilissima, no? Ho tempo per pensare, per recuperare in memoria uno schema, eccetera. Quando la palla è in movimento, questo aspetto non vale più. Allora, i tempi sono talmente veloci, talmente rapidi, che io devo agire proprio su cambiamenti della No, grazie Walter, altro che annoiare. Allora, direi, anche se siamo fuori del tempo, se qualcuno vuole ancora fare qualche domanda o chiedere qualcosa di particolare, penso soprattutto ai tecnici, agli allenatori, a quelli, chiedete pure, approfittiamone in questo momento. Con la disponibilità di Walter, come diceva all'inizio del collegamento con Daniela, anche a fare un salto a Prato di Luglio, visto che avevamo lasciato in sospeso un lavoro sulla valutazione o su tutto ciò che possiamo programmare, almeno per il settore volley. Qualcuno vuole fare domande, richieste? La Vannucchi come tecnico che cosa dice? Scarsa giocatrice quando giocava, scarso tecnico quando allena, mannaggia. Abbiamo visto stasera non allena, perché sono stata attentissima. Allora, hai anche l'intervento di Pasta, è stato portavoce. Nel modo, sono ovviamente sono riferimenti che cioè diciamo che rassicurano. Usiamo molto, per cui dette da Walter sono ancora attenzione a essere buona strada, perché poi si viene in palestra, sì. E vediamo se davvero stiamo facendo un buon lavoro, per cui grazie Walter. vai No, sapete cosa, se mi è permesso? Allora, io sono straconvinto che c'è una quantità enorme di insegnanti
l'educazione fisica di allenatori, di tecnici, eccetera, che ha delle condotte ottimali, proprio, perché li vedo, se li vedo. Spesso sprossano condotte spontanee, basate sui propri, anche il proprio buon senso, eccetera. In verità il lavoro di fatto di qualità, alle spalle ha una complessità enorme, no? Gli altri, cioè diciamo in, quelli che vedono da fuori, è come se vedessero uno spettacolo teatrale, no? Si apre il palcoscenico, vedono gli attori che recitano, eccetera, ma non sanno che cosa c'è dietro, no? La complessità, anche pensiamo soltanto alle luci, alla musica, alle scenografie, eccetera, eccetera, no? Bisognerebbe ogni tanto raccontare agli altri, che non appartengono al nostro mondo, diciamo, no? Così, che cosa ci sta dietro nelle scelte. Non è semplicemente andare nel supermercato, in internet e scaricare degli esercizi, dei giochetti, no? Ci sono delle scelte precise e orientate a specifici obiettivi, no? Penso che il ruolo di persone come tanti altri, è sicuramente così, eccetera, è di portare in risalto quello che già fate voi. Sono convinto che voi lo fate. Sono convinto che si tratta di avere una coscienza diversa e di ispirarlo anche, però, agli altri, no? Ci sono anche soggetti che dicono secondo me è sbagliato quello che fai, certo. Ma sta male di più. È l'altra cosa, no, di cui si diceva l'altro giorno, dobbiamo imparare a raccontarlo anche ai genitori, no? Alle famiglie, il coinvolgimento del genitore che spesso appunto critica, parla, suggerisce, tutti i tecnici che suggeriscono ai nostri educatori, ecco, magari se riusciamo anche a far capire loro la complessità e l'importanza e anche la bravura poi dell'intervento dei nostri tecnici diventa cosa importante. Questo è un momento che purtroppo abbiamo dovuto posticipare causa la situazione, insomma. Bene, c'è qualcuno che vuole fare domande? Daniele, ho visto, faceva fotografie. Posso darvi solo un'informazione, che so che a Roma in questo momento stanno discutendo molto sulla questione delle palestre per lezioni, eccetera, c'è una guerra che si è aperta sull'uso delle palestre, però mi arrivano messaggi, insomma, di gente che si sta impegnando per salvaguardare l'uso delle palestre durante e dopo la scuola, anche perché però c'era anche il rischio che saltassero l'uso delle palestre per fare lezioni diverse. Ho visto che arrivavano messaggini. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o consideriamo questi 10 minuti conclusi oltre l'orario? Io come sempre ringrazio Walter per la chiarezza dell'esposizione e per i suggerimenti e gli stimoli che ci ha dato anche quest'ultima parte della lettura del movimento dell'altro, diciamo, e quindi la valutazione della posizione di un avversario, di un compagno, e per la posizione dei piedi alla posizione delle spalle ci può dare molta informazione di quello che potrà accadere, quindi lavorare su quella che poi tutta la situazione dell'anticipazione e degli sport di squadra diventa essenziale. Per cui sono tutti stimoli e suggerimenti che oggi Walter ci ha dato e che saranno sicuramente ricchezza per poter sperimentare nel nostro lavoro quotidiano. Grazie Walter, dove è emerso per un intervento di mio comando l'importanza di trovare un tema, un argomento, qualche cosa, vari direi aspetti che possono stimolare ancora di più i ragazzi del nuoto. Faremo una situazione particolare magari insieme, Walter, Andrea, Mirko Massi con il loro gruppo, perché per cercare magari argomenti che parlino, così come vedo che in collegamento c'è sempre stata Lisa Gradi in questo periodo e quindi anche la ginnastica o le discipline individuali eccetera possono cogliere altri momenti in cui diciamo parliamo più direttamente, anche se serve tutto e tutto quello che ci siamo detti. Quindi però volevo sottolineare ciò che è emerso anche ieri di positivo con Andrea.
Bene, nessun altro vuole aggiungere qualcosa? Allora, se nessun altro vuole aggiungere qualcosa, io... Grazie. 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 Io volevo solo salutare e scusarmi perché sono arrivata più tardi e oggi ma avevo un impegno che è andato oltre quello che pensavo, quindi sono arrivata forse anche 20 minuti dopo e quindi devo dire che ho faticato un po' a rientrare a seguire il documento, perché sono anche ora, non sono più sul campo ormai da tanto tempo, però la chiarezza di esposizione di Walter la devo sottolineare perché effettivamente è così. Beh. E mi fa piacere che ci fossero anche tanti allenatori nostri che sicuramente... E confermo anche che la registrazione è controllata da Enrico Tomasi, che ringrazio sempre per l'assistenza e vedo che va avanti e produce, quindi potranno essere risentiti dai nostri ragazzi quando vogliono. Troverà una risoluzione Enrico insieme a Simone di come farmi fruire scaricandosi liberamente il documento, insomma la registrazione che viene via via pulita, sono già pronte tutte le altre. Grazie, buona serata a tutti. Domani e nei fino a venerdì ci abbiamo collegamenti. Ciao. Enrico Tomasi, vediamo intanto se mi sente.